Le politiche sociali della nuova amministrazione comunale aretina arrivano sul nazionale. L'Aria d'estate, trasmissione di approfondimento politico targato La 7, nella puntata andata in onda martedì mattina, ha dedicato un breve approfondimento alla proposta della Giunta Ghinelli per l'erogazione dei sostegni diretti e temporanei. Al microfono di Susanna Bonfanti, il sindaco e l'assessore alle politiche sociali Lucia Tanti ribadiscono la scelta annunciata alla vigilia di Ferragosto. I sussidi comunali andranno ai residenti da almeno 5 anni. A chi non aretino ma extracomunitario è disoccupato da più di 2 anni non saranno erogati sostegni, ma sarà consigliata la possibilità di tornare a vivere nel paese di origine, recitava la nota stampa diffusa da Palazzo Cavallo. Non importa il colore della pelle, importa il radicamento sul territorio e il fatto che possa io considerarli veramente aretini. Quindi questo limite dei 5 anni ha solo il significato di voler spendere quanto possibile, tutto il possibile, ma per gli aretini e non per altri. Prima coloro i quali i loro nonni, padri, loro stessi hanno contribuito alla crescita di Arezzo, quindi mettendo delle priorità è evidente che chi ci ha aiutato adesso merita di essere aiutato per primo. Alle telecamere di La 7 il primo cittadino spiega anche come saranno erogati i sussidi. Abbiamo pensato di erogare attraverso l'emissione di una card che noi ricaricheremo, quindi sappiamo a chi diamo i soldi, quanti gliene diamo e vedremo anche come li spendono. Matteo Salvini, in collegamento durante la trasmissione, si è poi complimentato con il sindaco di Arezzo sul proprio profilo Facebook. Per la sinistra è razzismo, scrive il leader del Carroccio, per me è buon senso. Il provvedimento della giunta ha trovato anche il sostegno di molti aretini. Chi arriva si dovrebbe mettere in lista, non passare avanti, noi e poi altri. Gesù prima la barba se la fece per sé e poi la fece agli altri e così se la fa a noi. A meglio interpretare il messaggio del Vangelo e lo spirito di solidarietà riconosciuto già dal diritto naturale è la Caritas diocesana, che nel 2014 ha ricevuto 2.335 richieste di aiuto da aretini e non. Ci impegniamo di fronte a tutti. Certo, dai nostri dati dei centri di ascolto sono sempre più residenti e italiani, stanno diminuendo un po' gli stranieri.